Andrea Di Grazia, autore del gol, del bel gol auricolare, a parte, eccoci qua. Intanto lo lasciamo subito a voi, allo studio il direttore Umberto Teghini con Melo Alecci per Andrea Di Grazia, autore del bellissimo gol con cui il Catania ha vinto oggi con la Virtus Francavilla. Intanto complimenti per il gol, credo sia il sesto Di Grazia in stagione. Grazie. Il? Sesto gol? Il sesto, no, il settimo. Settimo, siamo settimo, già a sette. Settimo, settimo, settimo. A chi lo dedichiamo questo gol Di Grazia? Sì, sì, sì. A chi lo dedichiamo? A noi, alla liberazione di tutta Catania, veramente, a tutti. È un gol importante anche perché si è arrivata la vittoria, quindi un complimento a tutta la squadra e anche ai tifosi che ci sono stati vicini. Vorrei tornare proprio al gol e proprio ai tifosi, perché la tua corsa comunque è partita lo stesso verso la curva nord nonostante fosse semi vuota. L'abbiamo chiesto anche ai tuoi compagni, quanto pesa questa assenza in questo momento e quanto state facendo per riconquistarli? Istinto, il mio istinto è di andare sotto la curva e pesa perché ci mancano i nostri tifosi e, ma la cosa importante, ripeto, è che è arrivata la vittoria e va bene così, dai. Raccontaci un po' questo tuo gol, perché è stato anche molto bello, uno dei tanti tuoi bei gol in questa stagione. Partivi da destra, ti sei portato a sinistra col lancio di Russotto, è arrivato questo bel lob a scavalcare il portiere. Raccontacelo tu, che lo racconti forse meglio ancora di me. Ah, il merito è di Andrea, secondo me, perché ha messo una palla bellissima, era invitante, io per fortuna anche l'ho messa dentro, dai. Senti, questo trittico di Andrea lì davanti, insomma, funziona, vi capite sempre meglio. Sì, sì, secondo me, cioè, comunque siamo tutti quanti importanti, oggi abbiamo fatto bene noi tutti Andrea, ma magari anche chi entra, tipo anche Max ha fatto bene, Saro e lo stesso David. È un lavoro di sacrificio che vi chiede anche Pulvirenti, soprattutto a voi esterni, perché chiaramente, soprattutto in fase difensiva, chiaramente con un 4-2-3-1 poi voi dovete ritornare all'altezza quasi del centrocampo, molto dispendioso. Come si arriva a fine partita e se si sente la stanchezza a un certo punto? Sì, sì, io questo qua lo facevo anche col mister quando ero in primavera, non ho problemi. Oggi io e Andrea penso l'abbiamo fatto bene. Per adesso ci vuole sacrificio e quindi si deve fare anche questo. A proposito di Barisic, ti ha chiesto lui di mettere il pallone dietro o hai preferito tu essere generoso, perché quella sarebbe potuta essere l'occasione di chiudere la partita? Sì, mi ha chiamato, mi ha gridato, io pensavo fosse solo, però ho sbagliato io la palla e purtroppo non l'abbiamo raddoppiata. E quanta paura invece vi ha fatto la traversa colpita dalla Virtus Francavilla, quasi all'88esimo sarebbe stato un altro incubo. Esatto, tanta paura. Senti, tornando un attimo ai tifosi, tu sai cosa vuol dire andare sul tare con la curva piena e oggi l'hai visto vuoto e quindi sicuramente anche se eri concentrato, no, dall'agonismo, sicuramente fa male ed è chiaro che i tifosi si riconquistano con lo risultato, però mancano 5 partite alla fine della stagione, quindi oggi un minimo di segnale positivo, nonostante comunque le prestazioni in crescita già da diverse giornate. Cosa ti senti tu di dire proprio da catanese doc per fare in modo che questo pubblico si riavvicini al ritorno al stadio? Ma questo spetta a noi, dobbiamo portare a casa i risultati per far sì che la gente viene, perché non si può continuare così, sinceramente non si poteva continuare così, meno male che è arrivata la vittoria, ora spero che i tifosi rivengano allo stadio e comunque la sud c'era e speriamo che viene anche la nord e ci danno quell'apporto in più che serve a noi e a tutta la squadra, è importante. Quanti punti farà il Catania nelle prossime 5? Non mi voglio sbilanciare, io penso, spero di tutti. Vi ascolto ancora Di Grazia, ovviamente, Umberto, se ci sono altre domande da studio per lui. Melo Alecci, volevo fare i complimenti per il gol che hai fatto. Niente, la posizione tua, quella là, è atipica, credo, perché tu di norma ti trovi più a destra che a sinistra. Dicevo appunto qui nello studio che era una posizione che tu in effetti ti sei trovato là per le tue capacità intuitive della palla che sarebbe arrivata in quel punto. Complimenti innanzitutto.
Grazie, grazie. No, vabbè, penso che il gol l'abbia fatto Andrea con la palla che mi ha messo. E io poi posso giocare sia a sinistra che a destra, poi con Andrea anche, la stessa cosa. E niente, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, per tutti i miei compagni. Quanto mancherà Pozzebon a Vibo? Mancherà tanto, ma sono sicuro che chi lo sostituirà farà il massimo. Bene, grazie, grazie, grazie Andrea.